Hans Nicolussi, una vittoria importantissima che di fatto rilancia le quotazioni del Perugia per l'alta classifica. Alla vigilia la classifica sembrava diversa, poteva anche magari in caso di non vittoria essere anche farsi un pochino più pericolosa, e volevo chiederti se onestamente ne avevate parlato alla vigilia della partita, insomma. Sì, no, rispetto a questo non ne abbiamo parlato, perché credo che quello da fare in questo momento sia pensare partita dopo partita. Siamo tante squadre in pochi punti e quindi la classifica è corta. Ovviamente se fai qualche vittoria di fila ti ritrovi su e qualche sconfitta giù, quindi la cosa da fare in questo momento è pensare alla partita di domenica prossima. Senti, hai messo veramente una gran palla a Melchiorri. Ti chiedo se era una delle situazioni provate in allenamento in questa settimana, insomma. Sì, proviamo tanti schemi col nuovo staff e era una cosa, uno schema, perché l'abbiamo mossa senza metterla dentro e la palla mi è arrivata centralmente, ho visto Federico che ha fatto il movimento, quindi ho cercato di mettergliela lì e ho fatto gol. Adesso, come abbiamo detto, servirebbe un filotto di risultati utili. La prossima a Castellammare, un avversario che comunque ha dimostrato dopo un avvio incerto di poter stare in questa categoria, insomma. Sì, è un avversario sicuramente ostico e soprattutto in casa creano molte difficoltà agli avversari e credo che quindi fondamentalmente ci sia da prepararla bene in questa settimana, perché credo che quello che facciamo la domenica poi è determinato sicuramente da come ci alleniamo. Ti chiedo ultima cosa, il sintetico può rappresentare un elemento di difficoltà in più? Ma ci abbiamo giocato anche a Trapani e credo che alla fine, cioè, conti la prestazione che cerchiamo di fare noi, non conti il fondo su cui giochiamo. Grazie Hans.